Salve a tutti Rollers e bentornati qui a GDR Addicted. Come vi avevo anticipato nella pagina di Facebook, in questa video recensione tratteremo un gioco di ruolo veramente particolare, per cui anche il video sarà leggermente diverso dalle recensioni che ho fatto in precedenza. Il gioco di ruolo di cui parleremo in questa video recensione sarà Killer, il gioco dell'assassino, pubblicato per la prima volta da Steve Jackson nel 1981. In Italia il gioco è stato tradotto e poi commercializzato dalla casa editrice Nexus. Ma di cosa parla questo gioco di ruolo? Beh, a dire la verità non è un vero e proprio gioco di ruolo tradizionale, nel senso non è un gioco di ruolo che si gioca intorno a un tavolo con delle schede e dei dadi, bensì è più una forma live del gioco di ruolo e consiste nel assumere un po' l'identità di un assassino che avrà da parte dei master che gestiranno tutta quanta la giocata dei documenti che certificano la vittima che dovrà uccidere, vittima che ovviamente è un altro giocatore. Ma come si svolge effettivamente il gioco? Beh, ovviamente non si può uccidere fisicamente un altro giocatore, bensì ci sono tutta una serie di espedienti e tecniche che si possono impiegare, che sono ovviamente valide ai fini del gioco, per poter vincere. Quindi a partecipare non sarà soltanto un killer con più vittime, ma anzi spessissimo accade che tutti i giocatori sono vittime e killer allo stesso tempo, ossia devono uccidere una vittima di cui hanno la certificazione, il nome, la foto, magari qualche descrizione carina che i narratori possono includere. Ma sono a loro volta inclusi nel dossier di un altro assassino e per cui si arriverà inevitabilmente alla fine in cui soltanto un assassino rimarrà in vita. Questo perché una volta che l'assassino uccide la sua vittima, acquisirà il dossier della sua vittima e quindi ci sarà una sorta di effetto a catena per cui se un assassino riesce a uccidere diverse vittime ma non essere ucciso, rimarrà inevitabilmente l'ultimo giocatore e quindi il vincitore della sessione di gioco. Ma quali sono le principali regole di questo gioco? Bene, quelle più diciamo strettamente legate all'organizzazione sono quelle che concernono l'orario di inizio del gioco, l'orario di fine, che può essere anche non nello stesso giorno, ma bensì occupare, non so, un mese, 2 mesi, 3 mesi, una settimana, 3 giorni, a decisione ovviamente degli organizzatori e dei narratori. Le aree di gioco in cui è consentito uccidere la propria vittima e la presenza o meno di un testimone che dovrà essere presente al momento dell'uccisione per appunto testimoniare che questo sia avvenuto secondo le regole del gioco. Ma com'è possibile uccidere altri giocatori? Bene, si possono utilizzare tutte delle tecniche, ovviamente non fisicamente dolorose, che non implicano quindi recare danno vero agli altri giocatori, che sono le più disparate a seconda della fantasia del killer che sta partecipando al gioco. Un esempio sono l'uso delle armi da fuoco. Bene, si potrebbero utilizzare oggetti come pistole giocattolo, pistole ad acqua, pistole che sparano ad esempio elastici o perché no anche una semplice banana puntandola nella schiena della vittima e dicendo a voce bang per far capire che si è sparato un colpo e quindi si è tentato di uccidere la propria vittima. Ma i metodi ce ne sono veramente tantissimi. Ad esempio, metodi molto molto carini sono quelli che fanno ricorso al veleno, ovviamente non vero, che viene fatto di solito appiccicando un foglietto, un pezzo di carta, un post-it sotto magari un bicchiere o un piatto sotto il piatto di pasta in cui la vittima sta mangiando con scritto veleno. In quel modo, se la vittima ha mangiato da quel piatto o bevuto da quel bicchiere, sarà avvelenato e quindi sarà stato eliminato dall'assassino che lo stava rincorrendo. Ma una delle cose più belle di questo gioco, oltre al fatto che è possibile inventarsi qualsiasi metodo, ovviamente non dannoso fisicamente per la nostra vittima, con cui eliminarle dal gioco, è anche la possibilità di variarlo un po' nella sua tradizionale
un suo tradizionale svolgimento. Ad esempio, è possibile anche giocare a squadre, ossia fare più squadre di assassini che devono eliminare le squadre avversarie per poter vincere. Oppure, anche un altro tipo è quello di fare una specie di caccia al tesoro, ossia riuscire a mettere anche degli indizi nelle quali, attraverso le quali poi è possibile trovare un determinato oggetto che una squadra tiene nascosto come proprio tesoro. Inoltre, è possibile abbellire il gioco rendendolo anche proprio più simile a un gioco di ruolo, quindi magari scrivendo dei veri e propri dossier, facendo finta di essere un finanziatore che ha interesse nel ingaggiare un assassino per eliminare un suo avversario. Quindi, non so, il master potrebbero preparare proprio dei dossier con delle foto dei giocatori e descrivere magari i luoghi dove sono più presenti in un determinato orario, oppure ancora dare una vera e propria ambientazione, quindi magari consentire soltanto alcune armi, per esempio limitando il periodo storico al Far West, per cui determinare soltanto alcuni tipi di pistole, non si possono ad esempio usare esplosivi, perché sì, è possibile anche utilizzare esplosivi non veri ovviamente, ma ingegnandosi su simulare una bomba, come ad esempio dare un pacco con dentro una sveglia che è stata caricata nel momento in cui viene consegnata, suona e simula quindi l'esplosione. Per cui è molto molto interessante riuscire a provare questo gioco. Perché? Perché non solo è un gioco di ruolo diverso dagli altri, ma è un gioco di ruolo che ti costringe ad essere molto molto ingegnoso, furbo e anche imprevedibile in un certo senso. Inoltre, la bellezza, a mio avviso, di questo gioco di ruolo è che se il gioco è prolungato per più di una giornata, le vittime stanno costantemente in ansia perché ovviamente non sanno chi è il proprio assassino e addirittura non sanno chi sono gli altri giocatori, per cui devono sempre stare in guardia e evitare che qualcuno li prenda di sprovvista e quindi ne approfitti per eliminarli dal gioco. Ecco, tutto questo dà un senso ancora più bello, più entusiasmante e coinvolgente a questo gioco perché ti occupa veramente quasi diciamo tutta la giornata, tutto il periodo in cui sarà ufficiale e attivo la sessione di gioco. Bene, questa video recensione finisce qui. Spero di avervi incuriosito riguardo a questo gioco perché è veramente degno di essere giocato e riprovato. Se qualcuno di voi ha già partecipato ad alcune sessioni di questo gioco, lo invito, perché no, anche a farmi sapere la sua e a raccontarmi la sua esperienza con questo gioco di ruolo. Come al solito, ora io vi invito a mettere mi piace a questo video, iscrivervi al canale, condividerlo con i vostri amici e mettere mi piace anche alla pagina di Facebook, che come al solito vi linko qui sotto al video. E vi aspetto per una prossima puntata qui su GDR Addicted. Un saluto, ciao da Spike!